Il consigliere Gianangeli così potrà illustrare anche la proposta di emendamento, poi spetterà ai proponenti, in questo caso al Partito Democratico, dire se accettano l'emendamento e in quel caso verrebbe messo in discussione, altrimenti no. Sì, una questione sollevata, insomma, è un interesse importante. Io non voglio entrare troppo nel merito perché su questo argomento ci sono tesi scientifiche, ci sono posizioni giurisprudenziali controverse. Allora quello che voglio dire è di attenermi esclusivamente a quello che sono le norme di legge, in modo che sulle norme di legge non c'è possibilità di essere, che ci siano posizioni discutibili, sono leggi dello Stato e quindi in quanto tali vanno ritenute fonti e tesi oggettive e indiscutibili fino a che poi non vengono modificate con altre leggi o sostituite o cancellate. Perché se è vero che ci sono delle leggi che tutelano le vaccinazioni e sono a favore della profilassi vaccinale diffusa, ci sono anche delle leggi che secondo me vanno dentro questo ragionamento. Sono ad esempio le leggi che riconoscono i danni causati, le leggo testualmente, la legge per esempio numero 210 del 1992, recante a titolo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Poi abbiamo la legge 238 del 97, modifica e integrazione della legge precedente. Poi abbiamo la legge 229 del 2005, disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie. Poi abbiamo il decreto 6, del 6 ottobre 2006, che è una ricognizione delle modalità procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. Poi abbiamo della Regione Marche, in particolare sono dei punti interessanti su questo, perché non ci sono solo leggi che prevedono quindi indennizzi da complicanze legate anche alle vaccinazioni, cioè ci sono anche delle norme che prevedono che, per esempio queste linee guida regionali, la possibilità di esercire l'adesione ovvero la non adesione alla prassi vaccinale. Anche questo si può fare a norma di legge con delle procedure che sono ben regolate, in questo caso dall'allegato 3 della linea guida regionali. Allora io credo che queste leggi costituiscono un quadro di diritto e di diritti individuali e incoercibili che vanno spiegati parimenti agli altri diritti legati ai vantaggi e alla possibilità o alla doverosità della prassi vaccinale. Se noi diciamo che il Comune di Jesi si impegna a fare un'azione informativa su questo, va bene, su questo tema, credo che nell'azione informativa un ente istituzionale, un ente al di sopra di tutti, un ente esponenziale si dice, no? Debba fare un'informazione totale su tutti gli aspetti che riguarda e non solamente, come indicato dalla mozione del Partito Democratico, sui vantaggi giusti riconosciuti dall'Istituto Superiore di Sanità eccetera, ma anche sui diritti e sulla possibilità addirittura di indennizzo in caso di danni. Io chiedo solamente questo. Gli emendamenti che io ho formalizzato sono esclusivamente emendamenti di richiamo alle norme vigenti, perché mancava questa parte, a mio parere, di richiamo a questa parte del quadro normativo, e l'impegno nell'aggiunta dell'impegno è esattamente testualmente il copia e incolla delle norme citate, delle linee guida citate, quindi non c'è nulla di diverso da quello che è scritto nelle norme di legge. L'unica cosa che volevo dire, se ho ancora qualche minuto, volevo solo citare alcuni passaggi delle norme. L'articolo 1
della legge 210-92 recita quanto segue: chiunque abbia riportato a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato alle condizioni nei modi stabiliti dalla presente legge. L'indennizzo, articolo 2, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura, eccetera, cumulabile. Questo è interessante. L'articolo 4. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra vaccinazione, trasfusione, somministrazione di emoderivati, contatto con il sangue, eccetera, e la menomazione dell'integrità psicofisica o la morte è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui l'articolo 165 del testo unico approvato con DPR 29 dicembre 73 dubbio 1992. Cioè c'è una commissione che valuta il possibile nesso causale, chiaramente dei singoli casi, no? Però io dico sempre che su qualsiasi pratica medica ci possono essere delle controindicazioni, no? Anche magari in minima percentuale, per cui si può anche dire che la percentuale di rischio è talmente minima che la prassi va adottata. Però dopo io voglio sempre dire che quando nella minima percentuale ci ricade un figlio che è nostro, dopo le statistiche noi non ci interessano più, non ci interessa se è un caso ogni 1000, un caso ogni 10.000, un caso ogni 10 milioni, perché un caso è un caso e quindi ogni caso va tutelato e i genitori vanno messi nella condizione di sapere. L'ultima cosa che voglio dire è che la legge finanziaria numero 244 del 2007, la legge finanziaria 2008, ha riconosciuto una voce di spesa su questo tema legato alla legge 210 del 1992 pari a 180 milioni di euro all'anno. Quindi non è una questione irrilevante questa di cui stiamo parlando, anche dal punto di vista evidentemente economico. Io ho provato a cercare i dati della Regione Marche su questa voce di spesa, ma al momento non sono riuscito ad averne. Stiamo facendo un accesso agli atti su questo per averne nello specifico anche la Regione Marche, per cui io chiedo vivamente di inserire anche questo aspetto nel ragionamento sui vaccini e che è un aspetto puramente di legge e oggettivamente non c'è niente di più che quello che è scritto nelle leggi, non c'è niente di più, direi di inserirlo perché costituisce un complemento e un completamento all'atto di indirizzo insomma proposto dai colleghi del Partito Democratico. Grazie. Consigliere Gianangeli. Dovrà sempre iniziare io. Allora io considero questa risoluzione sì condivisibile, minimale, manca la parte che riguarda l'adesione consapevole e non, cioè in pratica la possibilità di decidere, no? Questa cosa, quella cosa che ho detto prima che non mi sto a ripetere. Consigliere Gianangeli, però se lei mi ritorna al suo emendamento che non è stato presentato, ritorniamo a discutere. Sto parlando di norme di legge, Presidente. Sto parlando di norme di legge, Presidente, non del mio emendamento, sto parlando di norme di legge. E quindi io dico che questa risoluzione la voterò. Lo so bene che questa è un'iniziativa che viene dal PD nazionale, lo so bene che l'ha infiltrata in tutti i consigli comunali e so bene che dico infiltrate questa parola qua, dico questa parola qua perché sono allucinato dalle parole dell'amico personale Francesco Rossetti, ma politicamente dall'altra parte del mondo. E lo rivendico, perché non è possibile dire con tranquillità, io non capisco come sia possibile, poi sarò stupido io, dire per promuovere la cultura dei vaccini dico solo una parte e non dico la parte che riguarda i diritti. È certo che così promuovi la cultura dei vaccini, certo che la promuovi, non dici che i vaccini possono portare all'accesso a una legge che riguarda l'indennizzo dei danni dei vaccini, certo che promuovi la cultura dei vaccini. Come fa il PD? Come fa il PD? Distorcendo le informazioni, portando una parte delle informazioni. Ecco perché sono allucinato. Perché si dice in maniera così, allora qui le nostre strade
possiamo anche essere amici personalmente, diciamo, vederci fuori e andare a fare una passeggiata sul corso insieme, perché niente sulla questione personale, Francesco, niente sulla questione personale, ma dal punto di vista politico, io sono allibito da sta cosa qui, perché si omette di dire un pezzo fondamentale della storia per spostare la cultura, perché qui è un problema culturale, e infatti per quello che ci sto male io. Perché è lo che ci sto male? Perché è una questione culturale. La politica anche nasce dalla cultura. Allora si vuole distorcere l'atteggiamento culturale del popolo per portarlo da una parte, omettendo quell'altra, che è la parte con più importante, quella dei diritti invece individuali, incoercibili, sanciti dalle leggi. Che se io alle gente non gliele spiego, come fa a saperlo? Gli spiego solo una parte. Quindi è una distorsione culturale questa. Non un promuovere un'attività culturale. Come fa il PD e come dite infatti voi, dal nazionale in giù? Ecco perché sono sentitamente, arrabbiato, sentitamente arrabbiato a questo atteggiamento.